Una buona giornata ancora a tutti voi da Samantari. Eccoci qui per parlare di Marconi Life. Oggi abbiamo con noi al telefono il presidente di Assomensana, Giuseppe Iannoccheri. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei, Samantha, e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Giuseppe. Perché Assomensana, dobbiamo capire che cos'è, che cosa fate, che chi ne fa parte e quali sono i consigli che dispensate, ma anche perché voi siete protagonisti questo fine settimana di Rimini Wellness, che insomma è un appuntamento molto importante. Cominciamo dall'inizio. Che cos'è Assomensana? Assomensana è un'associazione che non ha scopo di lucro e che è nata nel 2004 per capire come si può fare per rallentare l'invecchiamento mentale. Sì. Noi prima lavoravamo, diciamo, nell'ambito del deterioramento della memoria, delle facoltà cognitive e ci siamo chiesti, si può fare qualcosa prima per evitare di arrivare in tarda età avendo perso tutta la nostra lucidità mentale? Sì. A questa domanda abbiamo fatto le nostre attività di ricerca scientifica e abbiamo messo a punto un protocollo che serve proprio per allenare e stimolare le facoltà mentali. Ecco. E abbiamo capito che è possibile farlo, assolutamente, è possibile sviluppare e potenziare le funzioni mentali come la memoria, l'attenzione, la concentrazione a qualsiasi età. Certo, con della semplice ginnastica mentale magari. Con della ginnastica mentale, sì, che è un nostro, diciamo, è un nostro brevetto, tra l'altro. Ah. E questo protocollo noi lo sottoponiamo sempre a centinaia di persone ogni anno che seguono i nostri corsi e che vengono sottoposte prima e dopo ad un test per rilevare qual è il loro livello di efficienza mentale quando iniziano il corso e qual è quello alla fine. Sì. E rileviamo che al termine di 20 incontri le persone escono assolutamente, diciamo, avvantaggiate. Ringiovanite da questo punto di vista. Ringiovanite. Ma quali sono invece i pericoli se non teniamo allenata la nostra mente, la nostra memoria, se non ci giochiamo, insomma, quotidianamente per tenerla allenata? Il rischio è che ci troviamo a vivere in una società dell'informazione come quella di oggi senza avere gli strumenti adeguati per affrontarla. Siccome le persone oggi devono affrontare una mole considerevole di notizie e la loro efficienza e il loro aggiornamento dipende proprio da quanto riescono ad apprendere, il non avere la possibilità di memorizzare dei fatti, dei dati, delle informazioni varie che servono alla loro vita, li rende emarginati. Questo possiamo pensarlo a livello lavorativo, ad esempio, sì, una certo. persona che non riesce a mantenersi aggiornata fa fatica, così come anche in ambito, diciamo, sociale, ludico, ricreativo, andare a teatro e poi dopo tempo non ricordare qual era la trama, chi erano i personaggi, qual era la storia, rende un po' di frustrazione e così via. Mi ci riconosco, Giuseppe, per quello rido, sa? E quindi ci vuole elasticità, non solo muscolare ma anche mentale, questo insomma ci par di aver capito. So che voi come Assomensana avete stilato anche 7 regole d'oro per vivere bene e a lungo, vero? Sì. Le abbiamo stilato queste regole d'oro e le abbiamo compendiate in una pubblicazione, in un vademecum che vedrà, diciamo, la luce a breve. E queste 7 regole d'oro nascono dalla ricerca scientifica internazionale, cioè noi abbiamo messo insieme le nostre diciamo le nostre risultanze scientifiche e le abbiamo poi confrontate anche con quello che hanno fatto altri ricercatori in ogni angolo del mondo e abbiamo praticamente rilevato che per mantenere una mente, un cervello in forma nel tempo è necessario, diciamo, seguire queste indicazioni. Ne possiamo sapere una almeno? Sì, sì, certo. Allora, intanto sono abbastanza intuitive, tra l'altro, forse non sono, diciamo, non sono entrate proprio nella cultura di ciascuno di noi, ma sono abbastanza intuitive, perché ad esempio mantenere vigile l'attenzione, quindi non lasciare che la nostra mente vaghi per conto suo, ma di tanto in tanto focalizzarci sull'ambiente che ci circonda, quindi guardare le varie caratteristiche, ad esempio architettoniche delle vie che stiamo percorrendo, soffermarci per guardare i dettagli di una vetrina o
le caratteristiche delle persone. È un ottimo esercizio per mantenere attiva la nostra regia di controllo, che è il sistema attentivo supervisore, e che ci consente di monitorare costantemente quello che stiamo facendo. Per cui prestare attenzione e non divagare, non lasciarsi, diciamo, rapire da pensieri che non possono fruttare. Poi fare movimento fisico, assolutamente fondamentale, perché oltre a dare dei benefici dovuti al rilascio di ormoni quali le endorfine, va ad aumentare anche l'irrorazione sanguigna cerebrale, andando a nutrire vari distretti che solitamente potrebbero, diciamo, andare incontro ad atrofia. Per cui anche la semplice mezz'ora di passeggiata a passo sostenuto al giorno è un toccasana, ci serve proprio per questo. L'alimentazione, non dimentichiamola, l'alimentazione che comprende elementi antiossidanti, quindi quelli che aiutano a combattere il danno dovuto dai radicali liberi, è un toccasana. Tra questi ci sono i frutti rossi, quindi i frutti di bosco, i mirtilli rossi, le fragole, i lamponi, esatto, ma anche le verdure sicuramente, ma anche l'olio extravergine d'oliva, ad esempio, è un ottimo antiradicale. Per cui, ecco, i grassi buoni, come le nostre cellule sono costituite da grassi che funzionano per loro come per noi funzionano i vestiti. Quando noi abbiamo un vestito comodo ci sentiamo bene, ci muoviamo agevolmente e ci sentiamo a nostro agio. Così le cellule sono rivestite di grassi. Ecco, questo grasso che noi gli diamo deve essere un grasso buono, di qualità. Certo. Quindi, insomma, le regole che valgono un po' per il nostro benessere fisico sono quelle che valgono anche per il nostro benessere mentale, anche perché è tutto in uno. Certo, io non ne ho beccata una, però da adesso cambio vita. Glielo dico, Giuseppe. Questo vale anche per i bambini, ovviamente, non è meglio allenarli fin da piccoli? Sì, certo. Ecco, questa è un'altra azione che stiamo spronando. Noi abbiamo iniziato a fare dei progetti in ambito scolastico con i bambini di terza e quarta elementare. Pensi, Samantha, come ci siamo spinti, diciamo, in giovane età, insegnando loro, per esempio, le strategie per memorizzare il materiale che devono apprendere durante la scuola. E abbiamo rilevato che i bambini che sono stati sottoposti ad insegnamento di strategie di memoria hanno beneficiato di un ottimo rendimento per l'apprendimento di materiale quale storia, geografia, ma eccetera. Certo, ma infatti, ma io direi di dare il vostro sito internet, perché il tempo oramai è finito, assomensana.it, dove si possono trovare tutte queste notizie, si può anche testare direttamente l'abilità mentale con dei piccoli giochi, e poi si può venire anche a Rimini Wellness in questo fine settimana, vi si può trovare lì attivi anche proprio per far provare questo tipo di esperienze a chi viene a trovarvi. Grazie Giuseppe, grazie mille. Presto. Grazie a lei, Samantha.